La settimana scorsa io ho provato a fare qualche telefonata, adesso Marisa e Ether mi hanno portato il telefono, soltanto che io sono sempre tentato di telefonare, di telefonare io, ma ho paura poi che mi risponde quella di Firenze e mi attacca come ha fatto la settimana scorsa. Io sono sicuro che anche se telefono a Milano quella di Firenze mi attacca, è diventato un incubo ormai, però una telefonata la farei io. Forse qualcuno vorrebbe telefonarmi? Pare che... È il telefono questo? È nuovo, eh? Pronto? Pronto? Sì, chi è che parla? Sono Chiara, telefono da Storo, in provincia di Trento. Telefoni da dove? Da Storo, in provincia di Trento. Ciao Chiara. Ciao. Come stai? Bene, tu? Bene. Senti, e cosa mi dici della bontà? Ma io penso che la bontà voglia dire amare, rispettare gli altri e anche saperli perdonare. Saper perdonare, E quello è importante. Ma è difficile. Dobbiamo cercare di farlo, ci stiamo avvicinando a Natale. Dobbiamo essere buoni. Certo. Senti, tu conosci questa missione? Sì, io, se mi dai il permesso, vorrei anche dirti una cosa. Cioè, sì. Io sono un'insegnante di scuola materna e quindi insegno in questa scuola del Trentino, abbiamo 92 bambini. Siamo in 6 insegnanti e volevamo aderire a questa iniziativa con i bambini. Come hai detto, venire qui? No, invitare i bambini a portare a scuola le 1000 lire e poi te le inviamo. Cioè, li mandiamo in missione bontà. Beh, bello questo. Ecco, e anche perché vogliamo appunto che questi bambini sensibilizzarli un po' verso i bambini più poveri di loro, e però vorrei chiederti un favore. Siccome sai che i bambini di scuola materna sono piccolini, no? Hanno da 3 a 6 anni, e allora noi insegnanti pensavamo di far vedere loro i filmati che avete trasmesso finora durante le puntate di Fantastico, quegli spezzoni riguardanti il villaggio di Kyungkwai. Sì. E allora, chiederti se ce li potevi inviare alla scuola, ecco. Così potevamo farli vedere al bambino e il bambino, vedendo queste immagini, poteva un po' rendersi conto meglio di come vivono questi bambini. E i bambini hanno da... non farci caso, qui, dato che siamo vicini a Natale, poi subito dopo c'è il carnevale, cominciano a allenarsi adesso. Senti Chiara, i bambini hanno da 3 a 6 anni. E questo è il finale però. I bambini hanno da 3 a 6 anni? Chiara, i bambini hai detto che hanno da 3 a 6 anni? Sì. Quelli di 3 anni però è difficile sensibilizzarli. Appunto, quindi noi se abbiamo questi filmati,
Va bene, un po' allora qualcosa. ho capito. Allora adesso cercheremo di farvi avere questi filmati a Trento, vero? Sì, a Stora, in provincia di Sì. Trento. L'indirizzo ce l'abbiamo, il suo indirizzo? Ecco, allora adesso tramite Dash cercheremo di farti avere questi filmati così potrai riuscire. Sì. Cioè noi insegnanti, e quindi penso che se ci fossero altre scuole d'Italia che volessero seguire il nostro esempio, siamo contenti, cioè crediamo che sia una cosa buona, ecco. Va bene, ti ringrazio. Io ti ringrazio, ciao, arrivederci. Ciao, ciao. Mettiamo il telefono, adesso io, come avete visto, metto la cornetta sul telefono, e il telefono suona e io stacco la cornetta, perché se non mettevo la cornetta sul telefono, il telefono suonava lo stesso perché non è attaccato a niente, avete visto? Allora adesso il telefono ha suonato, noi adesso togliamo il telefono perché così tutto. Chi è che parla? Pronto? Pronto? Sono Angela Dirella del Centro Sociale Libertà di Bari. Del centro sociale Libertà di Libertà Bari. di Bari. Sì. Angela? No, Dimmi. dico, ti chiami Angela? Ciao Sì. Angela, come va? Andrebbe meglio se anche tu ci dessi una mano. Certo, e io? Chiedi. Ti posso chiedere? Sì. Allora, io penso che l'iniziativa di Missione Bonpenso che Ma se no si sarebbe... chiamava Missione Cattiveria. Ecco, appunto. Però penso anche che sarebbe opportuno aiutare dei centri come il nostro, dove siamo dei soci che si autotassano Dove siete? mensilmente. Scusa, perché faccio. Siamo 40 soci 40 soci che che? si Ah, autotassano che sì, che vi autotassate. mensilmente, sì. Sì. Che cosa facciamo? Ospitiamo i bambini poveri del quartiere facendo dei corsi preventivi per la devianza minorile. Facciamo corsi di attività sportiva, corsi di inglese, potresti anche venire tu se non conosci bene l'inglese. Sì, io vengo. Adesso ho appena finito, eh. Appena finito, fantastico, vengo Come? io. Va bene. Senti, ma io non ho capito, cioè tu adesso in pratica tu stai dicendo le 1.000 lire anziché mandare là di No, mandarle noi le 1.000 lire le abbiamo già loro. Ah no, mandate. non avevo Noi capito. abbiamo mandato un vaglio di 40.000 lire per i 40 soci, naturalmente, Sì. no? Però chiediamo di poter sognare in 40 per poter realizzare un ambiente che possa ospitare più bambini, perché l'ambiente che abbiamo è piccolo, ne ospita massimo 20 per ogni attività. E paghiamo 600.000 lire al mese, che usciamo dalle nostre tasche Sì. naturalmente. Se potessimo sognare con te e Marisa Laurito sarebbe molto meglio. Aspetta, scusa un attimo. Senti Bruno, vieni qua. Sognare, fare il sogno Sì. con No, la Lotteria Italia. scusa, aspetta che chiedo a lui, perché lui è almeno esattamente lei, tu hai capito cosa ha detto? Lei chiede di partecipare al sogno della lotteria, Ah, perché di partecipare al sogno. sì. Ah, vedi, non ho capito niente. Devi scusarmi, No, Angela. scusami tu se non sono molto No, no, chiara. no, tu sei chiara e qui l'impianto purtroppo non è ancora perfetto. Noi promuoviamo la solidarietà sociale, Sì. l'indifferenza a cui tu hai fatto cenno poco fa, Sì. cioè conoscerci meglio, Sì. aiutarci e scambiarci le proprie cose che sappiamo Ho fare. capito, adesso ho capito. E vorresti. Ognuno mette a disposizione la propria attività e il Oi. proprio tempo. Sì. Vieni qua, dove vai? No, scusa, perché faccio fatica, Ti ma. fa da Sì, interprete? no, perché lui non si capisce, è vecchio, ma ci sente bene. Sì. No, voglio dirti voglio Riduce la dire, qualità. io ho capito, no, sto cercando di capire bene, però lei vuole venire A fare partecipare il al sogno. sognatore, sì. Al Tu sogno. In 40? vuoi partecipare al sogno? Sì, In in 40? Ah, 40 tutti e 40 possibilmente. volete No, venire? va bene, li rappresento io. Ah, li rappresenti tu, va bene. Va Allora, bene. senti Angela, facciamo così. Adesso io parlo Con quelli dei sogni. con quelli dei sogni e faremo il possibile per farti venire. Perché noi vogliamo combattere questa Sì, indifferenza che va c'è in bene. giro. Ecco, Abbiamo allora. promosso anche a Anzi, sai cosa novembre. facciamo? Anzi, sai cosa facciamo? Guarda, Sì. prendo io la responsabilità. Bravo. Sei Sì. forte,
Allora tu vieni al sogno, decidiamo la data, decidila tu. Decidilo io? Sì. Ma diciamo fra due settimane, fra due sabati. Va bene. 40 voci che ti hanno applaudito. Sì, ho sentito. Senti, allora fra due sabati tu presentati qui e così rappresenti i tuoi amici. Ciao, sì, ciao Angela. Sì, ciao. Sì. Ciao. Va bene. Sì. Ah, senti, Bruno. Dimmi. No, scusa, vieni un attimo sì. qua.